una nuova esperienza sicuramente, curiosi di questa nuova avventura e c'è emozione. Siamo una coppia. Sì. Essere assunti a 18 anni, diventare una coppia anche sul lavoro, realizzare il sogno di un'occupazione stabile è accaduto oggi ai primi 200 vincitori del concorso ASIA che hanno firmato il contratto nella Sala dei Baroni. Siamo partiti dalle risorse umane, quindi un grande concorso, un concorso assolutamente trasparente che ha visto oggi l'assunzione dei primi 200 giovani, quindi donne e uomini che daranno un grande contributo al miglioramento dell'igiene della città, e quindi un concorso fatto con grande trasparenza. È un momento importante per Napoli. Un piccolo esercito di uomini e donne di diverse età ed esperienze professionali che, muniti di pettorina arancione, da oggi sono in forza alla municipalizzata del comune per contribuire a potenziare l'offerta dei servizi di igiene urbana. Finalmente potremo, attraverso questi concorsi, finalmente riattivare lo spazzamento della città che era sostanzialmente interrotto perché attraverso i pensionamenti che c'erano stati massicciamente il personale era stato assorbito dall'attività di raccolta che non poteva aspettare, ovviamente sacrificando quella dello spazzamento. Il concorso, primo nella recente storia della partecipata napoletana, darà lavoro complessivamente a 500 persone. Dopo i primi contratti sottoscritti oggi, altre 300 unità saranno in organico entro il mese di aprile. Sicuramente è un momento, direi, storico per ASIA Napoli e per Napoli. E da qui parte la forza e il punto del cambiamento, sia per dare servizi migliori alla cittadinanza, ma soprattutto per ottimizzare il lavoro all'interno di una società complessa come quella che ho l'onore di dirigere. La cerimonia per i nuovi assunti, che ha visto anche la consegna di un riconoscimento ad uno degli operatori ASIA che si è distinto per dedizione e impegno, è stata l'occasione per fare il punto sulle attività svolte ed illustrare i prossimi obiettivi dell'azienda. Abbiamo recuperato un'azienda che si occupava soltanto della raccolta di rifiuti. Vogliamo farne qualcosa di molto diverso. Vogliamo farne un'azienda che ha come obiettivo il ciclo integrato, cioè che si occupa non solo della raccolta ma anche della trasformazione del rifiuto. Oggi il rifiuto produce ricchezza e noi in questo momento paghiamo per conferirlo ad altri. L'obiettivo della differenziata al 60% entro il 2027 lo vede realizzabile? Certo che sì, abbiamo cercato di mettere giù un'idea concreta di piano industriale al fine di poter essere misurati e confrontarci con dati reali. Napoli è bello, ce l'hanno fatta noi, perché noi andiamo a Napoli pulito, non andiamo a nessuno. Ti venne a Napoli, Napoli è bello.